sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Continua a girare una versione sdolcinata, dolciastra del messaggio di Gesù che, se puntualmente verificata, risulta insoddisfacente e del tutto infondata. In effetti, il Vangelo è tutto punteggiato di parole taglienti come spada, pungenti come spine, travolgenti come uragano. Noi per lo più ce ne difendiamo trincerandoci dietro il nostro edulcorato cristianesimo. Tentiamo di tenere quelle parole a debita distanza, perché se ti arrivano al cuore non sei più tu. Ci riteniamo gente tanto per bene con la messa alla domenica che ci fa sentire così giusti, così a posto con le tasse, con la candela accesa alla bisogna e la puntuale elemosina fatta a Natale. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Altra parola che Gesù aggiunge alla precedente ed è anch'essa parola urtante e urticante. È vero, non ci sfiora minimamente l'angoscia di Gesù che si compia anche per noi il battesimo che dobbiamo ricevere, il battesimo di una passione d'amore che accetta anche la morte, perfino la morte, perché ne venga la salvezza di tutti. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, perché questo è il Vangelo, un incendio divampato per infiammare la terra, e questa è la fede, una grande passione d'amore. Quando quella fiamma si accende nel cuore di una donna, di un uomo, non c'è più requie. È una fede impetuosa, inquieta, impaziente, instancabile. L'avversità non la spegne, l'accende. Se incontra un ostacolo, lo salta e se non può, lo aggira. Ma non si ferma mai. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Il cristianesimo è la religione dell'entusiasmo. Per l'entusiasmo occorrono due cose, una meta avvincente e un cuore ardente. Impossibile? Sì, se la meta fosse in tutto affidata ai nostri sforzi, sempre troppo scarsi, e se il cammino lo dovessimo fare tutto da soli. E invece il risorto cammina con noi ed è lui che ci fa ardere il cuore. Vedi Emmaus. La fede non è un lusso, né un optional, neppure un passatempo per gente che non ha niente da fare. Essere cristiani non vuol dire osservare una antipatica lista di precetti, questo semmai viene dopo. E non vuol dire nemmeno essere cristiani partecipare a delle cerimonie religiose, anche questo casomai viene dopo, molto dopo. Essere cristiani vuol dire bruciare nelle vampe del fuoco dell'amore che consuma tutti gli egoismi, brucia tutte le vanità e le avidità. È l'amore di Gesù e si chiama Spirito Santo. Grazie.